spaghetti ai sapori dell'orto e lo cuciniamo, lo facciamo con la nostra grill chef Sara Guadagnoli. Sarina, però un piatto questo come? Perché dice sai, spaghetti, uno immagina un bel piatto di spaghetti. No, è tutto a base di roba dell'orto, quindi anche lo spaghetto è vegetale, si parla di zucchina. Allora, tutta questa ben di Dio arriva da casa tua? Sì, no, allora, questi sì, questi pomodorini invece vengono da un'altra azienda agricola. Bene, però vi voglio... Perché con il circuito poi di Campagna Amica puoi andare a prendere i prodotti che ti servono. Perché il bello è che se tu hai una cosa come la zucchina ma non hai il pomodoro, sì, vai da... il pomodoro magari quello grosso, costoluto, ecco. Esatto. Mentre invece qui abbiamo il pomodorino, come si chiamano questi? Questi sono i datterini. I datterini. O ciliegini. O come non li vuoi chiamare? E li puoi mangiare, sentili come suona crudo. Sono come le ciliegie. Mentre le spezie sono di casa mia. Perché tu hai un'azienda agricola, esatto, no? Ecco. Nipetella, salvia, rosmarino, dragoncello, timo. Tutte quelle erbe che fanno parte del nostro, lo chiamo, patrimonio mediterraneo. Esatto. Partiamo subito, cosa servono? Perché gli spaghetti sono a sapori dell'orto, ma... Gli spaghetti sono fatti con le zucchine, eccole qua. Queste sono zucchine appena cotte dal campo, sì. Vedete queste righine così è perché quando le abbiamo prese con le unghie un esatto. po' le abbiamo acciaccate. Vabbè, è segno questo che... Questo è il fiore di stamani che vedete, stamattina era così, no? Era aperto. Tutto bello aperto e piano piano tende a chiudersi. E questo fiore se vogliamo lo possiamo anche riempire con esatto. un po' di ricotta. Otta, buonissimo. E poi lo mettiamo, lo richiudiamo, vogliamo lo senza passiamo... Senza friggere, no. lo mettiamo in forno. In forno. E diventa un fiore ripieno di bontà. Esatto. Mamma mia. Veramente l'estate, l'orto è un patrimonio. E visto che è estate, che ora i fornelli, i fuochi danno noi un po' noi non li utilizzeremo. Non utilizzeremo. Prendi sta zucchina, fa vedere. Guardate, Allora, queste sono già state lavate, Certo. Però quando si dice la tradizione legata all'innovazione, perché la cucina, le tecniche, questa macchinetta, che non è una macchinetta infernale, guardate cosa riesce a fare. Se mi dai quel vassoio bianco. Sì, perdonami, te lo metto subito qui dentro. Sotto. Lo vuoi fare te? Vai, proviamo. Dai. Io l'ho sempre vista, ma non l'ho mai utilizzata. Ecco, spingi in avanti. Spingo. Sì. Perché sono un pochino... Vai, tranquillo. Guardate. No. Ecco i nostri spaghetti. Volendo si possono rompere, quindi si fanno leggermente più corti. Sì. Vedi? Quindi questo è un piatto proprio vegetariano per antonomasia. Per antonomasia. Guardate. Fresco, perché è un piatto fresco per l'estate. Ma come si chiama sta macchinetta? Niente, si trova? Si trova in qualsiasi ferramenta, articoli per la casa. Sì, tranquillamente. E rimane questa parte qua. Allora, questa parte qui noi la possiamo mettere da parte, la possiamo friggere. Quindi guardate. Non si butta via niente. Della serie, o mangiarla crudo, perché buona anche così, cruda, dai, buona esatto. anche in questo modo. Quindi, prima non si butta via nulla, questa no, si può prendere, ma anche mettere nell'insalata, dai, mettere dentro l'insalata. Dove ti pare? Queste sono quello che rimane. Esatto. Allora, ne dobbiamo fare un'altra o ci basta questi no, spaghetti? No, un'altra facciamola, dai. Facciamone un'altra, queste li mettiamo qua. Quindi praticamente questa macchinetta metti il grosso qui, esatto. giusto, in questo, no, perché io dalle mie agrichef, dai miei cuochi imparo tantissimo. Io intanto te che vediamo, tagli, io vado avanti. Se si riesce, vai. Perché se li lasci lunghi poi sono spaghetti. Quindi... Signore, funziona. Allora, se non volete fare gli spaghetti... Ma questo lo puoi fare anche con le carote. Con le carote, infatti ti esatto, stavo chiedendo. Sì, questo sì. si può fare con qualsiasi... Per arricchire un piatto, a volte una decorazione, puoi fare... Ma mettere un po' nell'insalata. Nell'insalata. Per decorare i piatti. Ci sono talmente tanti... Vedi? Poi una parte rimangono più piccole, una parte più grande. Lo togli, lo tiri dietro. Guarda, io avevo staccato, quindi si può prendere... Macchinetta per fare gli spaghetti, senza farina e senza uova. Senza niente. Li abbiamo già cotti in pratica. Sono già cotti. A questo punto sai che facciamo? Vai. Prendiamo il basilico, che prima di venire qui sono andata a prenderlo direttamente. Nell'orto? Sì, ho delle fioriere anche oltre all'orto. Perché tengono anche lontane le zanzare. Esatto. Perché le erbe aromatiche hanno questa peculiarità. Anche questo lavato, Sì, ma lo so che tu porti tutte, se no voglio dire, si fa pezzettini che già... Questi odori, hai toccato tutte le erbe aromatiche, già c'era un tripudio di profumo. Andiamo poi a metterlo, il basilico. Andiamo a metterlo dentro. Sì. Così, come si facesse uno spaghetto normale. Sì. Dopodiché, lo dobbiamo arricchire. Vai. Ci mettiamo un pochino di timo.
il timo che conferisce quel po' di tipo limone, no? Tipo limone, esatto. Perché c'è il timo di diverse qualità, questo sì. Presumo che sia il limone, sì, perché si sente. Mm-hmm. Ok. Sì. Poi i pomodorini, ho fatto a quadrettini, anche questi con aglio, va bene? Sì. Fritati piccolissimi, piccolissimi, che li preparate un pochino prima così si insaporiscono. Esatto. Guardate, che bella idea. Poi, visto che a me mi piacciono parecchio i semi, i semini, la croccantezza. Già la croccantezza della zucchina c'è. Volendo, però se vogliamo aumentare questa croccantezza, io vado ad operare un sale non fino ma grosso, che grosso, si sciolga, questo è quello di mandorle, sale, sì, sale. Dopodiché vado a metterci. Questi qui sono semi di canapa. I semi di canapa. Perché poi tu stai mettendo degli ingredienti che sono dei veri e propri nutrienti. Esatto. Perché tutto quello che fa parte dei semi hanno dei nutrienti eccezionali. E più sono piccole, più ne hanno. Esatto. Prendi il semi di sesamo che effettivamente hanno delle proprietà nutrizionali. E infatti vado a prendere anche questo. Ecco, c'è anche i semi di sesamo. Certo. Questo non lo tosto stavolta, lo lascio così com'è. Sì. Perché tanto comunque sì, non ne ha bisogno. Però oltre alla croccantezza gli dà questo sapore, a me piace. È un sapore particolare. Poi qui c'è veramente una sinfonia, no? Che sono tutti messi, è come le note musicali. Ah sì, scusate, le zucchine di Massimo, giustamente, che perdonaci. Scusaci. Questo qua, questo vai. Questo qui, poi vado a prendere il mio olio. E tutte queste note musicali hanno fatto questa sinfonia, i nostri spaghetti appunto per quanto riguarda i sapori dell'orto. Però io non l'ho voluta finire qui. Facci vedere, su, dai. Allora. Perché la Sara giustamente, lì si fa la vecchia maniera quando il ristoratore portava in tavola il vassoio con gli spaghetti e qui abbiamo voluto dare appunto, però adesso andiamo a fare cosa? Sedano. Sedano. Vai. Vado a ripulire il fondo. Sì. Va bene. Tolgo una parte di foglie che mi possono servire per farci... Anche il brodo? Il brodo, ma per farci per esempio... Io ci faccio i rocchini di sedano a volte. Io li metto nell'insalata, te li devo dire. Adesso e poi magari li friggo. Ma io li metto anche le foglie nell'insalata, diventa insalata, diventa. Quello che vuoi. Sì. Ok? Vai. Poi prendo questo. Sì. Prendo un po' di mandorle. Ti fai un pesto? No, perché da vedere gli ingredienti che fai... Allora, metto le mandorle. Sì. Ok? Mandorle. Poi ci aggiungo. E che mandorle, perché queste non sono mandorle comuni, eh? No, poi vanno messe a bagno per essere spellate almeno un giorno, devono stare almeno un giorno a bagno per essere spellate, oppure si possono anche trovare in commercio già le pulite. Mandorle già spellate. Addirittura comunque... anche la farina di mandorle si trova. Esiste, sì, esatto. Sì, è vero, poi, guardate. Questo qui è stato già lavato, comunque va asciugato perché comunque il sedano tende a fare acquosità. Vabbè, tutte le verdure sono una per alta percentuale di acqua e per quello insomma che sono così importanti anche, okay, no? Questo lo metto insieme alle mandorle. Sì. Va bene. Qui vedete il pesto alla genovese che così ha fatto storia nel corso dei secoli. Poi anche il sedano può essere usato. Un po' di nippetella. Quindi il pesto si può fare volendo con qualsiasi ingrediente. Senti buona? Questa è quella proprio di bosco. Mamma mia. Che ha quel sapore di tostato di caffè. Esatto. Perlomeno a me ricorda quello. Poi ci metto l'olio. E vado ad emulsionarlo. Ora non ce lo mettiamo, però ecco, olio, tutto questo, non ce lo mettiamo, però... Vado ad emulsionare il tutto, va bene? Vai, ora non volevamo fare rumore. Dopodiché... Guardate cosa viene fuori. Viene fuori questo pesto, un pesto di sedano, dove io vado a mettere un po' di sale. Potrebbe essere tipo una maionese. Sì, esatto. Un po' di sale. Poi vado a mettere questo. Fallotello fermo, tienilo fermo, qua. Guarda qua Massimo. Erotico. Che cosa sarà? Peperoncino. Bravo Massimo, ha risposto subito da dietro media la telecamera. Piccantezza. Perché il peperoncino, e ormai insomma anche noi ne abbiamo parlato tanto, i peperoncini non sono tutti uguali, ne esistono una varietà infinita. Guarda, ce ne sono quasi 16 tipi di peperoncini. Qui abbiamo l'erotico, qui abbiamo il... Ho preso quello più comune, il cayenne, che insomma è quello, comune. Guardate, il cayenne. Il lagamoric. E questo qua. Poi c'è l'abanero, poi c'è... Ce ne sono tantissimi tipi. Il jalapeno. Tu hai fatto, alla tua azienda agricola, hai fatto proprio delle serate legate al peperoncino, sì, eh? Sì, perché dai. Conoscendo Rita, che è questa ragazza che ha un'altra azienda agricola, capito? Lei te l'hai sentito prima con il senza sale e ora... Non è piccante.
non cambia notevolmente. Cambia sapore, ma il peperoncino, se usato nelle dosi giuste e usato il peperoncino giusto, sì, perché anche lì bisogna avere una grande conoscenza, gli dà quel, che tipo friccicorino, sì, che si percepisce. Guardate, a me mi sta arrivando, sta arrivando adesso, sì, quando è il retrogusto, e questo è leggero, però quel non so che ti fa, esatto, apprezzare ancora di più un sedano, che voglio dire, vorrebbe qualcuno dire, ma è proprio scialacquato. Esatto. Eh? Vado a fargli un letto, sì, va bene, e poi non faccio altro. Ora prendo queste perché ce le abbiamo già fatte. Vado a prendere questa, anzi le prendo con questo, che con la pinza forse è meglio perché sono lunghi. Esatto. Faccio questo lavoro qui e questo si possono adoperare. Bello, questi spaghetti, guarda, quella macchinetta penso che sarà il prossimo accessorio della mia cucina. Vedi? Chi vuol capire capisca. Nessuno ha capito, però dalla regia qualcuno dalla ha capito. Esatto. Chi vuol capire capisca. Esatto. Perché i regali non si chiedono, si fanno. Si fanno, e quando uno parla l'altro ascolta e si è così, certo, sensibile al momento, esatto, in cui arriva con quello giusto, no? Eccolo qua. Vai. Vedi? Vado a fare questo. Guardate, piccole, questi possono essere dei piccoli appetizer, esatto, per un aperitivo in casa, ma anche per un buffet, per una qualsiasi cosa. Ma anche per il marito quando torna la sera con un po' un bel prosecco. Secco, esatto. Uno si rilassa e poi vado con a rimetterci questo sopra. Guardate che idee. Vado a rimetterci sopra questo. Sì. Va bene? Sì. E una poi bella fogliolina di basilico. Vai, piccola, che il nostro tempo è scaduto, Sarina. Ok. Vai. E poi stavolta vado a metterci il sale aromatizzato sempre al peperoncino. Che anche questo è un altro veramente ingrediente di tutto rispetto. Allora, il nostro Massimo le sta già inquadrando. La novità è la macchinetta che fa spaghetti a sapori dell'orto. E l'abbiamo fatti, guardate che bella questa macchinetta, con la nostra AgriChef. Direttamente dalla sua azienda agricola, con i suoi prodotti, la nostra Sara Guadagnoli ci ha fatto i spaghetti a sapori dell'orto. Ciao.